Lui stesso ama definirsi uno che ha tutti i venerdì a posto, giocando un po' con la sua data di nascita. Ed in effetti padre Damiano, frate dell'ordine francescano dei frati minori cappuccini di San Paterniano, per tantissimi anni cappellano del cimitero, essendo nato il primo di marzo, i venerdì del mese li ha tutti. Oggi festeggia ai suoi confratelli il ragguardevole traguardo dei 100 anni. Che esperienza possiamo trarre dalla sua vita, dal suo insegnamento? Non c'è niente da insegnare, perché io ho vissuto così come un semplice frate, come si poteva vivere. Ho dato un buon esempio, se l'ho dato. E poi, come mi hanno visto, e così ho vissuto. Non ho fatto niente di eccezionale. È una giornata come un'altra questa, o lei come la sta vivendo? Non è come un'altra, perché tutta sta gente che è venuta qui a festeggiare il mio compleanno mi sorprende e mi fa piacere. Però per me è stata sempre una preoccupazione, perché non volevo assolutamente che si facesse niente. Oltre 50 frati minori cappuccini che hanno voluto condividere e celebrare questo momento così significativo del suo percorso di vita e di fede, rappresentando per lui la sua seconda famiglia dopo quella naturale, ma che è subito diventata la prima, nel progetto di Dio per fondersi poi in un'unica realtà. Che è ancora lucido, è ancora autonomo, indipendente, è confessa tuttora, quindi... È veramente una grande gioia per noi ringraziare insieme il Signore e anche proporlo anche come esempio, modello di costanza, di perseveranza nella sua vocazione religiosa. Una giornata all'insegna della preghiera e della semplicità, come tutta la sua vita del resto, insieme ai confratelliti e padre Marzio, padre superiore dei Cappuccini delle Marche, che con lui ha condiviso 9 anni insieme e ha celebrato il rito religioso e che ha sottolineato come questi 100 anni sono stati 100 anni di lode al Signore, 100 anni per esserci e per continuare, ha detto nell'omelia padre Marzio, ad esserci ancora. Dopo la funzione, un frugale pasto condiviso assieme a coloro che hanno voluto salutarlo in questa giornata così particolare.